quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Never told you I'm so happy that you're mine. Nell'ambito della rubrica Irpinia e dintorni, oggi siamo a Monte Calvo Irpino per il trekking pompiliano sulla via di San Pompilio. Un trekking curato dall'infaticabile Gaetano Caccese. Si parte da Piazza San Pompilio per raggiungere la Chiesa dell'Abbondanza, tanto cara al giovane Pirrotti. Si attraversa Contrada Conca, la zona della Chiaria, un vecchio percorso che anticamente si faceva a piedi per raggiungere il paese. Attraversando i calanchi della Chiaria Conca ci si immerge in luoghi suggestivi e particolari, un paesaggio con molte particolarità e alberi secolari. Durante il cammino, oltre alla possibilità di incontrare aspetti faunistici interessanti, si ha la sensazione di immergersi nella giungla, in quanto gli alberi maestosi e secolari che infoltiscono i luoghi, con sensazioni uniche agli occhi del pellegrino, trasformando la fatica del cammino in un crescendo arricchimento della conoscenza di splendidi luoghi che mai nessuno pensava di poter avere a portata di mano, ma che spesso si pensa di girare il mondo per poterli vedere. La zona, essendo quasi tutta selvaggia, rappresenta una riserva naturale di uccelli e di animali di vario tipo, tassi, volpi, cinghiali. Inoltre si nota lo svolazzare di farfalle di ogni genere, come se si trovasse in una riserva naturale. Tra le tante straordinarie bellezze, Monte Calvo riserva appunto percorsi di trekking unici. Qui al mio fianco ho Nicola Serafino, promotore di tantissime iniziative qui a Monte Calvo Irpino. Oggi la quarta edizione del trekking sulla via di San Pompilio. Sì, oggi siamo qui alla quarta edizione e dobbiamo rendere omaggio a questo grande uomo che ha segnato la storia di Monte Calvo e che oggi è l'anniversario del passaggio ad altra vita, e che il suo passaggio ad altra vita ancora ad oggi in tutti quanti noi ce lo rende in vita con i suoi ricordi, con le sue opere. Qui questa iniziativa è grazie all'impegno degli amici, dell'amico Gaetano Caccese e di tutti quanti gli amici, si hanno creato con le loro mani e su una storia vissuta sulla loro fanciullezza questo luogo, e riportando in vita questo percorso che era abbandonato. Nel percorso troverete delle cose straordinarie in questa immersione, in questo percorso nella natura, potrete ritrovare quelle vecchie immagini che siamo abituati a vedere per la televisione. Tra l'altro partiremo da un fenomeno che è straordinario, che è la formazione della terra, perché troverete delle stratificazioni dei fossili luoghi così in vista, non di piccoli fenomeni, di un grande fenomeno, dove potrete ammirare che questo luogo ha una storicità e un tempo così, così lungo. Quindi un percorso non soltanto rigenerante, ma ricco di storia e di cultura. Sì, un percorso molto molto interessante, dove c'è tanta vita vissuta e c'è tanta tanta storia. E lui è Gaetano Caccese, promotore di questa iniziativa. Signor Gaetano, lei mi è stato descritto come una persona instancabile che ha addirittura aperto i varchi con le sue stesse mani per tracciare il vecchio percorso di San Pompilio.
Sì, giusto, abbiamo... non è solo con le mie mani, ma anche l'aiuto di tanti altri, tra cui Antonio Bufano, il mio compare, tra l'altro, siamo compari, ci conosciamo da sempre. Abbiamo, sì, ci siamo dati da fare giustamente per riaprire questo antico sentiero, il sentiero dove prima, insomma, nel Settecento, quando San Mobilio ha vissuto, che si andava giustamente alla Madonna dell'Abbondanza da qui, perché nel Settecento ancora non esisteva il paese giù a Bacio Lugliano, eccetera. Era di qua il percorso, scendendo l'Imbrievole, che l'antico sentiero si chiamava l'Imbrievole, poi si arriva giù alla Ripa della Conca, attraversando la Ripa della Conca, cioè dopo si arriva insomma alla Chiaria, eccetera, fino alla Contrada Mauriel, in cui è questa l'antica chiesa dell'Abbondanza, così cara a San Pompilio, giustamente. E niente, sì, è una cosa molto bella. Grazie però al mio compare, che lui è anche proprietario della terra dove passiamo alcune parti, perché per fare questo percorso, come si era già franato da parecchio tempo, che poi da tanti anni non si ci passava, abbiamo anche costruito due ponti, adesso li vedremo, abbiamo fatto tanti lavori. Grazie, giustamente, perché lui è il proprietario della terra, in alcune parti abbiamo tagliato qualche altro, insomma, e se no non ci potevamo permettere nei suoli, insomma, privati, non possiamo noi permetterci di tagliare, eccetera. E mi fa molto piacere quest'anno che ci sono così numerosi giovani, e questo è molto bello, vuol dire che è qualcosa che cresce. Siamo alla quarta edizione, ma è il quarto anno, perché ogni anno lo facciamo due volte il nostro percorso, sia per la nascita che per la morte di San Pompilio. Oggi è per la morte, che sarebbe il 15 luglio, poi il 29 settembre lo rifacciamo, e ogni anno facciamo sempre così. Speriamo che ci sia sempre più partecipanti, perché noi è il nostro piacere. Io personalmente lo faccio proprio con tanto entusiasmo, perché è la mia passione, insomma, ma cerco di trasmettere questa passione anche ai giovani, spero almeno. Questa praticamente è la zona dei Calanchi. Esatto, lì giù si chiama la Ripa della Conca. La Ripa della Conca, noi scenderemo di qua, troveremo qualche grotta, già che ci sono dei fossili, e dopo andiamo a passare dall'altra parte, e di sopra, passeremo proprio di sopra la ripa, lì c'è una stradina che si continua e si va a Contrada Mauriel, tutto in fondo lì, dove c'è la chiesa della Madonna dell'Abbondanza. In questa grotta praticamente ci sono tantissimi fossili. Sì, è proprio piena di fossili. Noi vediamo per esempio qua delle conchiglie, quindi molto belle, grandi. E questa è una grotta che è stata anche abitata, dunque, perché noi vediamo tutto affumicato, che c'era il camino, adesso per esempio è sgarrupato un po' davanti, ma era molto più grande, penso, che prima. E si ci abitava, perché giustamente... Chissà a che periodo risale? Ma risale, questa è una grotta molto antica, però che si ci abitava fino agli anni 50, senz'altro. Perché io quando ero bambino, negli anni 50, mi ricordo che tanta gente abitava nelle grotte, e chi ci aveva una grotta così era fortunato. A navigare a una vela, non di più, ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove li pare, non dove vuoi tu. E il cielo sta a guardare, e il cielo è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto, e l'aereo scende giù, c'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano fuori da un bar. Allora, questa praticamente è una grotta che è stata abitata dai suoi nonni. Mio nonno, sì. Io mi ricordo da appena bambino che mi cominciavo a ricordare che qua abitavano, c'era la stalla dove c'aveva la ciuccia, parliamo proprio noi, qui c'aveva la cucinottola, perché adesso si è riempita, qui c'aveva il letto. E qui davanti ci avevano una che forse ci sono ancora. Non è ancora quello lì. Ci aveva ancora una tettoia avanti che vivevano qui dentro, però ci aveva una casa a Monte Calvo, avendo la campagna. Stavano qua d'estate e vivevano sempre qua. Come un pagliaio di lusso, insomma.
Non diciamo pagliaio, una casa molto molto bella, perché allora non ha bisogno di riscaldamenti, non ha bisogno di niente, perché si viveva veramente. E qui davanti ci passava una bocca d'acqua che non finiva mai. Come mai c'era questa bocca d'acqua? La prendevano da ruscello più avanti, perché qui davanti poi ci facevano dell'orto per annaffiare le piantine e tutte queste cose, per dare agli animali, per dare... Comunque era una villetta, perché c'aveva la ciuccia, poi più in là c'avevamo le galline, ed era abitata, e qui si abitava e si dormiva. Che scolorirà, basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai, tutto il mondo che scolorirà. Allora, questo luogo è l'occhio del diavolo. In quel buco lì che si vede lì sopra usciva l'acqua rossa. Questo è anche un fenomeno che adesso, da quando che noi stiamo venendo, sono già un paio d'anni, l'acqua rossa non c'è più. Ci sono qualche vena e questo è anche un mistero. Questo luogo, dunque, l'occhio del diavolo, io quando l'ho scoperto non sapevo di che si trattava. Poi sono andato a Monte Calvo, ho parlato con Antonio Stisce, tutti conoscete che Antonio Stisce, un bravissimo signore che si occupa della storia del territorio, e lui, io gli ho spiegato, guarda, ho visto così, sto occhio del diavolo, ho visto sto buco che esce sta acqua rossa, e mentre che io gli spiegavo lui si diventava bianco, perché lui sapeva, aveva scritto, aveva letto nei libri del 600 che in questo luogo si riunivano le anare per fare il sabba. Allora lui ha detto, non ti rendi conto la scoperta che hai fatto, perché nessuno sapeva dove era. Sapevano nei libri, insomma, che a Monte Calvo esisteva questa cosa, che le anare si riunivano per fare il sabba, da quanto che hanno sradicato il noce a Benevento, hanno trovato il luogo adatto proprio qui in questo luogo. E così poi da lì è partito, che mi ha spiegato un po' lui la storia, perché io non sapevo. Quindi niente. C'è una leggenda su questo occhio del diavolo. E quest'acqua rossa perché usciva rossa? E usciva rossa un'acqua ferriginosa, che anticamente le streghe
le streghe insomma non è che facevano solo cose malefiche, facevano anche delle cose benefiche. Con quest'acqua pare che curavano dei bambini anemici, perché quest'acqua ferruginosa contiene delle proteine e davano dei bambini anemici, perché all'epoca naturalmente l'alimentazione non era come oggi, e curavano anche questi bambini, insomma, ed era una cosa molto molto importante all'epoca, negli anni passati, nei secoli passati. E dunque io gliel'ho spiegato così, ma da lì ho iniziato a capire cos'era l'occhio di diavolo, io non lo sapevo proprio. E da lì poi è partito che è veramente poi tanta gente, se lo vedete anche su Facebook, c'è la foto con l'acqua rossa e tutto, e tanta gente mi chiede di venire a vedere da tutte parti, addirittura da Roma mi hanno chiesto di venire a trovare. Ecco, dal Belgio, un gruppo di belgi l'abbiamo portato qui, una settantina di persone che sono venute a visitare. E questa è un po' la storia qui dell'occhio del diavolo, dove si riunì. Tant'è vero che poi Angelo Siciliano, un altro scrittore locale che tutti conoscete, ha fatto anche una poesia sull'occhio del diavolo. Potete andare a trovarla anche sul sito di Angelo, è molto bello. Magari non ci ho pensato, oggi la potevo portare, che la leggevamo qui in questa occasione. Magari un'altra occasione. Take this badge off of me. I can't use it anymore. Qui siamo davanti alla Fontana dell'Abbondanza. Questo purtroppo oggi è un po' malandato qua, c'era sempre la vasca piena, lì è l'occhio dell'acqua dove c'è la sorgente. Di sopra lì c'è un'altra grotta che l'abbiamo scoperta non molto tempo fa, che c'è un cunicolo che parte da quella grotta, io sono convinto che arriva fino a qua, è molto molto interessante, andremo poi a esplorarlo più in là. E quest'acqua naturalmente tutti sappiamo i miracoli di San Pompilio, che ha detto lui a 12 anni, diceva io prendevo l'acqua, la mettevo sulla finestra, poi durante la notte scendevano gli angeli, la benedicevano, io la davo agli malati e quelli guarivano. Questo è quello lì insomma che c'è scritto nella storia di Monte Calvo, di San Pompilio. E qui devo dire, c'è stato un fenomeno che è successo nel 2010, che è stata una grande siccità. Quest'acqua non usciva da parecchi anni, era tutto seccato. Poi nel 2010 c'è stata una grande siccità e a un tratto è iniziata a uscire l'acqua. Ma proprio nel frattempo, quando noi siamo venuti qua a fare del trekking pomeriggio, usciva l'acqua così, che pure il proprietario qui, perché è una proprietà privata, il proprietario ci ha detto questo da tanti anni che non usciva più quest'acqua. Dice invece adesso è iniziata a uscire l'acqua. È anche un segno, penso che deve essere qualche segno veramente del nostro santo. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Alla fine dell'escursione i pellegrini consegnano nelle mani di Don Teodoro Rapuano un cero, simbolo della loro devozione al santo. Don Teodoro ringrazia gli escursionisti e auspica che questo percorso, non solo rigenerante ma anche di fede, diventi un appuntamento fisso negli anni a venire. And the colored girls go do 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 do